Sesto Fiorentino. Ecco perché siete qua oggi. Per entrare al concorso degli infermieri, per entrare nel pubblico. Uno stipendio stabile, un lavoro più stabile, uno stipendio più alto soprattutto e soprattutto si impara anche di più. In 8.000 da tutta Italia caccia del posto fisso. All'Arezzo Fiere e Congressi questa mattina infatti ha ripreso avvio il maxi concorso per infermieri. Questo è il primo maxi concorso vero e proprio da un anno e mezzo più o meno a questa parte, sì, appunto dell'epoca della pandemia. Il concorso bandito da Estar è per l'assunzione di infermieri a tempo indeterminato per tutte le aziende sanitarie della Toscana. Io sono di Arezzo, ma vivo e lavoro a Siena in questo momento e niente, riproviamo a fare il concorso per tornare a casa. Le prove, scritte e pratica, si svolgeranno in 7 turni a partire da oggi sino a venerdì. Abbiamo un protocollo già da un anno ovviamente con Estar, quindi per lo svolgimento dei concorsi, quindi con un protocollo con tutte le precauzioni per la normativa anti-Covid, per le precauzioni anti-Covid, quindi dall'igienizzazione delle mani, cambio mascherina e quindi distanziamenti all'interno del padiglione. Buongiorno, da quella parte per favore. Lo svolgimento degli orali è invece previsto nel mese di maggio, così da avere per l'inizio dell'estate la nuova graduatoria. Da Lucca. Attualmente lavoro in un'azienda privata, faccio l'infermiera in un laboratorio analisi e proviamo nel pubblico. È una stabilizzazione diversa, sono garanzie diverse, però è anche un lavoro diverso, una responsabilità diversa. Bisogna un attimo vedere un po' come va. Finita la giornata vediamo, ne ripenso, poi anche quando avrò risultati. Bocca al lupo. Crepi, grazie.